eccoci di nuovo dal San Carlin. Carlino Carle. San Carlei. Carla e Tarne Sugarni. Buonasera! Scusate. Siamo qui per presentare la seconda puntata di Pimma Chi è? Chi è? Buongiorno. Buon pomeriggio. Tutto bene, ma che è questa settimana? Tutto bene, ho varie vicissitudini politiche, religiose, ma tutto bene. Io mi sono un po' adeguata alle della più, ma un po' carnevale. E che sono carnevali? No, perché ci voleva un tocco diverso. Io troppo seriosa, lei troppo... E invece sì! E invece sì! Cosa? Le maschere del carnevale vengono dalla commedia dell'arte. La commedia dell'arte non può morire. Non può morire. Ma io... Lui sì. Io sono uscito, volevo diventare una maschera della commedia dell'arte, ma la commedia dell'arte non c'è. Non c'è. Spero di diventare comunque una maschera. Proponiamo altri piccoli video. Partiamo subito con il primo, vai! È una foto. Due. Una foto, due foto. Sono bello, cioè i ricci, sono biondo. Io direi di passare al video. Finalmente, un video, non foto. Prego. Era un ladro. Simulazione di un ladro? Sì, sì, recitavo. Recitava un ladro. Rappresentava un ladro che entrava in una villa. In una villa? E poi è finito là, il film, perché non c'erano più soldi. La produzione non ha dato i soldi, non ha avuto i soldi dallo Stato, dal comune. Cos'è che capita? E noi ce la siamo presa con i politici. Questi politici che non ci danno i soldi per fare i film. Noi facciamo cultura. Vediamo invece il prossimo video perché ha davvero dell'interessante. Voi non ci crederete, ma guardate, guardate. Rendendomi portavoce di tutti i cittadini e oggi ad avere la responsabilità di rappresentare questa assemblea. In quei tempi io suonavo il mandolino, facevo il mandolin bar. E c'era Fico. Wow. No, no, e mi ha sentito suonare. Non mai niente. Ah, non c'è. E niente, l'ho incontrato altre volte per strada mentre suonavo. Lui mi ha sorriso, mi ha salutato. Secondo me si è ricordato di quella volta. E poi all'improvviso è diventato commissario giudiziario della Camera, no? Presidente della Camera, scusate, sì, presidente della Camera. Dopo anni io sono rimasto così, con qualche variazione, e lui è diventato presidente della Camera. E io presidente di questa Camera, che è il mio teatro San Carletto. Più di questa non posso. E questa la dice lunga. Ascolti, ma qual è il suo rapporto con la politica? Perché anche prima lei ci stava accennando appunto a divergenze politiche e religiose, però adesso tralasciamo l'aspetto religioso, anche perché lei è una pagina di un Piermacchiè politico. Sì, sono politico. Sono una persona politica perché sono nella polis, no? Giusto. Spesso passa anche la polizia. Il carabinieri, ma questo non c'entra niente da specificare. Sto nella gente, tra la gente, quindi faccio politica con le mie divergenze sonore e filosofiche.
Anche se sono ignorante. Perché anche lei è andata a votare, appunto? No, non sono andato a votare, ma... E non si vergogna? No, perché io sto aspettando ancora chi è buono, per poterlo poi votare. Comunque io sono un politico anche perché a Chessur tengo un certo languorino. Mi vorrei fare un bello spaghetto ai frutti di mare, se lei poi dopo vuole... Vuole interagire con questa politica? Questa politica del mare. Mangeremo questo spaghetto. Quindi siamo tutti politici. Io sono scemo, no? La gente a forza mi dà dell'intelligente e mi dice: no, tu sei scemo. Ma sì, sono scemo, sono scemo. Hai capito? Se io sono, ti dico che sono scemo, posso dire quello che voglio. Se ti dico no, io sono intelligente. Allora tu mi puoi dire no, stai sbagliando. Si crea l'aspettativa, questo voleva dire? L'alibi, più che altro, mi creo l'alibi. Mandiamo un video di Elisabetta. Non ride. Che ride. Guardate. Fatta firma. Firma. Tanto muovere. E ti stai muovendo? La fangula. Abbiamo sbagliato. Oh, da Firenze non si esce. Ma fanno male Piera. Vedo che sta guardando il video in diretta Pier Macier. Pier Macier, che non è a Napoli, credo, vero? Pier, mi confermi che sei andato a Firenze? Perché tu nei giorni scorsi sei stato qui, ci hai fatto compagnia con la tua... grandi simpatiche macchiette con il tuo personaggio che è eccezionale, ma poi mi ha detto che andavi a Firenze. Mi fanno male i pir, mi scrive. Che brutti pir. Ma chi è? Che avventura. Un tuo amico? Maestro, questa sera ci delizierà? Ah, vabbè. È la domanda? Sì. Era preparato. Farò un pezzo del concerto di strada numero 4 che sto facendo in questi giorni per strada, appunto. Come si chiama? Che cosa? Ha un titolo? È passata la professa. Hai mai sentito parlare di Savoia? Savoia? Sto buonendo tiramisù, però loro ci hanno tirato giù. Complimenti maestro, complimenti, molto molto davvero, molto molto carina. Hai amici da salutare tu? Alle mie amiche, ciao amiche, chi ciao! Sono sono tante, soprattutto quelle della scuola, vi adoro. E non mi giudicate per questa cosa, eh? Mi raccomando. Va bene. Ciao, grazie per la scuola. Son bello e son bravo, un cretino sei bravo, ma il pubblico adesso mi dice così. Sei bello, bicho, sei bello, bicho, sei bello, bicho, e ti chanto.